Cominciamo dall'Ariete. Non siate troppo volubili e cercate di tenere un comportamento coerente riguardo a una questione professionale che è ancora troppo ingarbugliata. Toro, ogni tanto agli occhi degli altri apparite fragili e scontrosi, in realtà siete solo spaventati e indecisi su quale linea di condotta adottare in molte questioni che riguardano la vostra vita. Gemelli, non fate sempre una questione di principio per qualsiasi cosa, altrimenti rischiate di infilarvi in situazioni sempre ai limiti dei litigi, portando i rapporti verso pericolosi limiti di rottura. Cancro, siete poco ben disposti nei confronti di qualcuno che ha il potere di farvi innervosire solo per il suono della sua voce. Invece le stelle vi consigliano di andarci con i piedi di piombo. Leone, nonostante vi sforziate di sembrare sempre allegri e positivi, in questo giorno dovete fare i conti con alcuni pensieri neri che vi impediscono di sentirvi come al solito. Pensieri che fareste meglio a mettere in un angolo. Vergine, mettete da parte i vostri desideri di vendetta e affrontate una questione spinosa con la dovuta cautela. Chi vi vuole bene ha diritto a una spiegazione, non solo a rivendicazioni. Bilancia, evitate di atteggiarvi a vittime quando è proprio l'ultima cosa che siete. Anzi, in certi momenti avete dei comportamenti che le vere vittime sono i poveretti che hanno la sfortuna di transitare nei vostri paraggi. In ufficio siete pignoli antipatici. Scorpione, ancora il lavoro è al primo posto dei vostri pensieri. Le cose da fare sono tante e voi non vi tirate indietro di fronte a nessuna offerta che vi viene fatta. State solo attenti a non prosciugare le vostre energie nel voler stare dietro a tutti. Sagittario, la giornata è positiva e la voglia di raggiungere qualche traguardo prestigioso è molto alta. Per questo siete disposti a correre qualche rischio in più rispetto al vostro ordinario tran-tran. Capricorno, la settimana è stata lunga e pesante, però finalmente siamo nel fine settimana e l'umore torna a salire vertiginosamente. Però fate in modo di mettere a posto tutto ciò che è ancora in sospeso per quanto riguarda il vostro rapporto di coppia. Acquario, cercate di non eccedere con l'esuberanza perché qualcuno potrebbe rimanere spaventato dal vostro modo di fare un po' irruento. Anche nei sentimenti prendetevi un po' di tempo. Pesci, le questioni di cuore avranno la precedenza su tutto il resto. Non siate poco disponibili nei confronti di chi vi vuole bene perché potrebbe offendersi più del dovuto. Sul lavoro ci sono alternative che andrebbero valutate.